I casi di disfunzione erettile di difficile trattamento, l'incontinenza, l'eiaculazione precoce sono i temi di questo congresso di chirurgia genitale maschile che si è aperto a Bari e riunisce tutti gli specialisti italiani. È una specialità questa nella quale la scuola barese è diventata una eccellenza di primissimo piano. Sì, oggi in modo particolare facciamo chirurgia in diretta. È una chirurgia che richiede un'altissima specializzazione e che ha dei costi. Noi siamo uno dei centri dove si fa maggiormente questo tipo di chirurgia e che possiamo, tra virgolette, permetterci perché il nostro gruppo è un gruppo ad alto volume di attività per tutto ciò che riusciamo a fare in campo anche trapiantologico, di chirurgia oncologica, e in un certo senso rendiamo sostenibile. Professor Bettocchi, le protesi in chirurgia genitale maschile sono poi efficaci? Assolutamente, sono sicuramente la terapia che ha il maggior tasso di soddisfazione sia per il paziente che la loro partner. È un tasso quotato oltre il 95%. Ma in queste giornate di chirurgia genitale maschile non si parla solo di chirurgia, perché oggi l'eiaculazione precoce vede anche un possibile trattamento farmacologico, quindi semplici compresse, professor Bettocchi, possono far ritrovare tranquillità alla coppia? Sicuramente, sono tantissime le persone che vengono, ma non solo i giovani, anche persone di un'età più avanzata che hanno questo problema, ed è bello che adesso esista finalmente un farmaco che può risolvere questo problema.